Il super derby abruzzese della settima giornata del girone F di Serie D, Avezzano Chieti, in diretta TV in esclusiva su Rete 8. Dallo stadio dei Marsi, prepartita telecronaca e interviste al 91esimo. Tutte le emozioni di una partita che vale già una fetta di promozione in Serie C sulla nostra emittente. In campo i neroverdi dovrebbero recuperare gli acciaccati Laziz e Ardemagni. Il difensore non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nel derby in preallarme al suo posto Mazzei. Scalpita per una maglia da titolare d'ancora che non è ancora al 100%. Si è allenato con il gruppo Ardemagni. Chianese deve decidere se schierarlo dal primo minuto oppure preferirgli Fall. Dubbio tattico per il tecnico neroverde: 4-3-3 o 4-3-1-2 con uno tra Mercuri e Di Sabatino nel ruolo di trequartista. L'Avezzano potrebbe avere problemi in attacco, squalificato Ortolini, dubbio per Roberti e D'Alessandris, che potrebbero entrambi partire dalla panchina. Una bella tegola per la seconda squadra più prolifica del girone F con 14 reti. Ferrazzoli pensa al piano B, Senesi o Bolò dal primo minuto. Arbitra Striamo di Salerno, collegamento in diretta dallo stadio dei Marsi alle ore 14:30 con le ultime e le formazioni ufficiali. Dalle 15 la telecronaca del match. L'Aquila a Tivoli con un unico assente, l'attaccante Alessandro, che sta svolgendo un percorso di recupero. L'obiettivo della squadra è fare bene e continuare la striscia utile di risultati. Epifani ha vinto le ultime due trasferte a Campobasso e Senigallia. Sarà buona anche la risposta della tifoseria al Galli, che si farà sentire per incitare i rossoblù. Fischio d'inizio alle 15, arbitra Scarati di Termoli. Chiude la domenica delle abruzzesi il notaresco, impegnato in Molise sul campo del Vasto Girardi, in quella che è già una sfida dal sapore di scontro salvezza. Mister Bruno a caccia del quarto risultato utile consecutivo in campionato, pochi giorni dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Campobasso. Dubbio Pulsoni, Campestre o Casella in corsa per la sua sostituzione. Ranieri Belloni il tandem offensivo, arbitra Lupinski di Albano Laziale. Fischio d'inizio alle ore 15.